abbiamo deciso di fare così, ora vedremo subito dopo la tappa. È il Giro grandi firme. Stamani ho letto su un giornale per gli amanti delle statistiche. Jalabert ti aveva raggiunto 137 successi, oggi l'hai risorpassato. Ma essere affiancato a un nome come Jalabert è sicuramente un grosso onore. E penso che lui abbia ancora delle opportunità per vincere questo giro. È un campione. Davvero? Jalabert può vincere il giro? No, ho detto può vincere ancora in questo giro, ha ancora la possibilità di vincere la tappa, non lo so, probabilmente anche la cronometro domani può essere alla sua portata. Comunque io cerco di fare del mio meglio. Grazie a Cipollini che adesso dovrà essere premiato. E allora concludiamo con l'ordine d'arrivo di questa 17ª tappa. Cipollini, Tosato, Pieri, Smetanine, Strasser, Blyleven, Petacchi, Missaglia, Fontanella. Ieri ci ho provato a fargli il regalo, a vincere la tappa, ma è un ceverzo. Anch'io volevo fare gli auguri a un grande amico che diciamo in questi ultimi tempi veramente ci è stato vicino. Mi dispiace che ha lasciato la carovana oggi, se non lo sapete, insomma, che lo conduco io da stasera, ti giro e parlo di Marco Mazzocchi. E direi che stasera ci sarà come ospite d'onore Paolo Bettini, sempre nel mezzo, maglia verde, e quindi non perdete, non perdetela. Ma sapete che vi dico? Lo facessero loro di giro. Non mi fa un contratto, non parlo più. Ok? No comment. Tappa per velocisti la 17ª e dopo pochi chilometri c'è tempo per la visita a parenti, Velo e Zaina. Ma guardate sulla sinistra, è Nicola Loda. Vi ricordate? Non partì ad Agrigento per ematocrito alto, che gli riscontrarono con gli esami del sangue, però poi in seguito dimostrò che quell'ematocrito alto era naturale, quindi può riprendere a gareggiare. Fa molto caldo quest'oggi, 34 gradi, molto umido, e i corridori cercano di superare questo inconveniente mangiando ghiaccioli. Lo vediamo difatti Bettini, che cerca in tutte le maniere di tirar fuori questo ghiacciolo. L'apoteosi si avvicina, dopodomani le montagne piene di turicchi, eccolo lì, votate anche, ecco la suora, Madre Teresa. Pensa che caldo con quel vestito nero. E i bambini tutti Bambini contenti, contenti naturalmente anche per la turicchi, suora anche però. suora evangelica fa Ah, come la contenti. foto, Foto di gruppo. carina. Sono partiti veramente piano, non c'è stato uno scatto. Figueras. Facciano per essere attenzionati. Biagio Conte è uno di questi. Siamo entrati in Veneto, ho alzato le mani. È vero. Se ci ammetti, di dove sei? Io? Ammettilo. In Palermo. Quindi sei un? Palermitano. No. Palermitano. No. Un italiano. Italiano! Bravo. Risposta esatta. Oggi ha voglia di scherzare un po' di più. Questo invece non è. Facendo mia moglie. Dice che non la vedo mai. Porto gli occhiali. Ma ieri l'ha mancata. L'hai incontrata poi? Ieri è passato da casa. Cosa di tele? Ieri mi sono venuto a fare visita a Parenti. Ho incontrato mia mamma, mi fa guarda che sono tutti in piazza. Allora io sono passato, non ho visto nessuno, non ho visto mia moglie, non ho visto i miei nipotini, mio fratello, mio papà. Ho fatto visita a Parenti, non ho visto nessuno. Mamma mia, l'ho fatta grossa, non mi perdonerà mai. Soprattutto mia moglie. Dovrò andare a Russia a salutare, però. Tetterio, che va in fuga per visitare i parenti, lui russo ma abita proprio qua. E vediamo intanto il rifornimento. Qui è Misha, un altro. E questo è il sacchetto. Vedete la X? Vuol dire che è la borraccia con gli zuccheri. Poi vedete i panini, PF vuol dire prosciutto a formaggio, ci sono panini alla marmellata. E Gino Cavalcanti, massaggiatore, pronto. Guardate che tecnica hanno per dare i rifornimenti. Sulla destra, un, due. Adesso attende gli altri, ne ha altri due. Adesso attende. C'è pure la cremina di Turicchia dentro.
per Turicchia. Eccolo, il terzo, Pantani in centro gruppo, e il quarto. Alla Cremina se la mette in partenza. Tutte le mattine, senza di quella non si potrebbe neanche partire, una buona Cremina. Altra visita parente, Rebellin, che passa da Lunigo, suo paese dove ha vissuto fino a pochi anni fa, prima di sposarsi, ora abita Galliera Veneta. Grande festa per lui. L'avevano scambiato per Turicchia. Non è vero. Guardate che festa, non avevano capito che non era lui. Siamo all'intergiro. Guidi vince la volata su Strasser, maglia azzurra, poi Blelevens e Fagnini. Strasser conserva la maglia azzurra. Altra visita parenti, Tronca e Baldato. Vicentini, siamo nei pressi di Vicenza. Il gruppo continua ad andare piano, ma a eccolo 50 là. Km dall'arrivo parte Turicchia. Eccolo là. La Cremina sta facendo effetto. Ecco, questo è il momento di maggiore effetto. E questo chi è? Non lo so, però guarda lui, guardalo. La Cremina fa effetto, continua. L'apoteosi si avvicina, le montagne sono vicine, saranno piene di viva Turicchia. Turicchia ovunque, striscioni dappertutto. La Cremina fa il suo effetto, guardalo lì. No, questo è Pantani che ha anche i pantaloncini rosa. Fino... Eccolo lì, 40 sindaco, Turicchia assessore. Guadagnano Turicchia fino rosa, Turicchia. Guadagnano Turicchia, fino a the un minuto. In the world. Sì. Guadagnano Turicchia. Fino a un minuto. Poi a 20 km dal traguardo vengono questa raggiunti. Guerra è assurda, è ora di finirla. Guardiamo intanto la volata. Siamo all'ultimo chilometro. Tre uomini della Saico, guardate Missaglia che rischi prende per andare in testa proprio a un millimetro da Fagnini e anche dalle transenne. Siamo all'ultima curva, la terzultima curva. Scusa, ma lui Petito. L'hanno ripreso. Fagnini, Cipollini. 500 metri, siamo invece adesso agli ultimi 400. Parte Smetanin sulla sinistra. Taglia la curva, Fagnini si sposta e parte anche Cipollini che si mette nella scia di Smetanin e gli ultimi 150 metri comincia la sua progressione incredibile. Secondo Tosatto a una decina di metri, poi anche... Turicchia volevi dire? No, volevo dire Pieri. Guardate che roba. È partito come una scheggia, non c'è stato nulla da fare per gli altri. Secondo Tosatto, corridore di casa, terzo Pieri. Non è successo niente, non è cambiato niente in classifica generale. Domani si riparte con la cronometro, appuntamento molto importante. Striscioni, striscioni dappertutto, creiamo il mito sul niente. Vittoria da un Giro d'Italia sicuramente molto positivo. 5 con quella di Savoldelli per la Saeco e mi sembra che il bilancio in un Giro d'Italia sia veramente molto attivo. Adesso quale sarà il tuo programma? Ma il mio programma prevede di arrivare, cercare di arrivare con una grande condizione al Tour de France, cercando di vincere almeno un paio di tappe. Dopodiché cambierò totalmente strada, ci dedichiamo alla pista con la prova dei mondiali in seguimento. Mario, analizziamo brevemente questo finale. C'era una curva molto brutta verso sinistra, la tua squadra ha lavorato molto bene, tu ti sei mantenuto a ruota e sei uscito al momento opportuno. Ma io guarda, sono calmo perché ho vinto, perché sennò ci sarebbe da incazzarsi in un finale del genere, è troppo pericoloso. Ci deve essere un comitato che analizza il finale di corsa, era un pericoloso, era un tabogga nel finale, curve contro curve, non c'era neanche la possibilità di lanciare veramente una squadra. Io ho cercato di stare il più avanti possibile e mi ha dato ragione. Pieri, ancora una volata, un altro piazzamento. Sì, sono contentissimo perché insomma ha vinto un grande che ora come ora è più forte sulla carta. Ho solo sbagliato ora Mario, ho sbagliato un po' la curva, l'ho presa troppo larga, almeno secondo forse potevo farcela, ecco. Poi è stato più forte lui e niente da dire. Anche Tosato aveva molte motivazioni per fare bene su questo traguardo, visto che è di casa. Sì, sì, no, ma non solo oggi, ha dimostrato di essere veloce anche in altre occasioni. Penso sia un piazzamento meritato anche per lui. Domani la prova, una delle prove più difficili e più importanti per me, perché come si sa la prova contro il tempo in un giro è fondamentale e quindi bisognerà non cedere troppo agli avversari. Se dovessi perdere molto domani hai possibilità comunque di recuperare più avanti, non è decisiva insomma. No, non è decisiva perché non è come l'ultimo giorno, esatto. L'ultimo giorno però è fondamentale perché i minuti persi sono persi, quindi non bisogna sicuramente dare troppi minuti a uno specialista come Jalabert che parte favorito per questo cronometro. Bisogna cercare di fare una bella cronometro anche se è una,
è una cronometro molto piatta come un biliardo, e quindi 45 km per me sarà un po' borracci, hanno rifornimenti e poi immediatamente vanno al rifornimento. Qui abbiamo Leone, ex corridore, ha vinto un Giro d'Italia dilettanti e adesso il massaggiatore della Mercatone 1. Cosa c'è in questi frigoriferi? Abbiamo un limone, abbiamo un vinello per i massaggiatori, l'acqua per i corridori, poi qua un frigo piccolo per Coca-Cola, chinotti, belli freschi. E il terzo, le borracce per la partenza e anche per il rifornimento. Solo acqua o anche integratori e zuccheri? Acqua e zuccheri. Questi sono i sacchetti che gli diamo al rifornimento verso metà corsa e comprendono di panini, tartine e poi anche barrette. Cosa c'è nei panini? Marmellata, poi miele e eventuale quando c'è freddo anche della Nutella. In una tappa di 230-240 km, quando fa molto caldo, quanti litri di bibite, di liquidi preparate? Guarda, adesso come oggi anche andrà via un 120 borracce, dunque 160 litri. E poi ci sono le bibite. Vai due, sir. Vai tre. Di giro? Di giro. Mi piace per Mazzocchi perché era un bravo ragazzo, però d'altronde la vita è così. Lo share massimo l'abbiamo avuto ieri sera, quindi io penso che abbia vita corta. Oggi vado in fuga anche oggi, da solo. Parto da solo, arrivo da solo. Spero di arrivare all'arrivo. Ciao, grazie a tutti. Buongiorno, un colpo di sonno. Allora, ora mi sono capposto. Pronostico della tappa: Gonciar, Gialabert. Gialabert, il terzo ci vuole, il terzo. 2 minuti, vero? Manca un'ora. Un'ora e mezzo. Un minuto e mezzo. Un minuto e mezzo. 13.02 pari. Sono già sudato, non ce la faccio più. 2, 1, via. Ho fatto fatica, mamma mia. Mazzocchi farebbe 3 chilometri. Date retta a me, forza Galletti. Turriccia, ho capito Turriccia. Però, altro che cremina. La Nutella, Galletti la Nutella. Ora iniziato. Da qui! 356 Apollonio 40. Dai ragazzi, ci si va o a... Mostreremo che gli italiani non vanno sempre in soccorso del vincitore e lo dimostreremo domani sulle montagne con striscioni immensi. Viva Turicchia, Turicchia ovunque, il mito costruito sul nulla. Oggi c'è la cronometro, 45 km completamente pianeggianti. Il favorito è Gonciar e difatti vince questa cronometro a 51 di media. Come al solito, pedalata possente, grande forza la sua. Tanto vediamo questo cambio di rapporto. Guardate la catena, avete visto, ha messo dal 13 al 12, 55-12. Grazie a quel manettino sulla destra, ha la possibilità di cambiare senza spostare le braccia, quindi mantenendo sempre la posizione aerodinamica. È andato molto forte oggi Gonciar. Ecco, il sole picchia ma noi tifiamo Turicchia. Jalabert con i copriscarpe, aerodinamica, serve per andare almeno, per avere una aerodinamica migliore. Anche il casco, fa molto caldo, nonostante ciò Jalabert preferisce usare il casco, come Savoldelli. Azzera il cardiofrequenzimetro. Ha solamente un manettino, vedete, tanto oggi il cambio per cambiare la moltiplica non serve. Tutti hanno il 54, paura di solamente i rapporti dietro, bisogna ogni tanto cambiare. Quasi tutti hanno 54-11, ad eccezione di Gonciar che ha il 55-11. Turicchia vola, vedrete. Pantani, guardate con che rapporto parte. 54-19, molto agile, non ha i copriscarpe, non ha il casco, tiene il freno per controllare. Pensa all'insidia Turicchia.
a pochi secondi. Certo, Turicchia uguale il giro. Concentratissimo. Ultimo corridore a partire, Marco Pantani. Come al solito parte velocissimo. L'insidia Turicchia è lì. Io mi aspettavo che oggi perdesse la maglia rosa, invece ha stupito tutti quanti ancora una volta. Un cronometro completamente pianeggiante, assolutamente non per lui, ma con l'agilità, con uno stile perfetto, riesce a difendersi molto bene, anche se Jalabert non è il Jalabert uno dei mille di Ancona. Guardate la differenza tra Gonciar, che pedala a meno di 90 pedalate al minuto, e Pantani, che invece supera le 100. Più o meno hanno tutti la stessa bicicletta, ruota lenticolare posteriore ad alto profilo anteriore. Ed è lui la sorpresa della giornata. Guardate con che veemenza affronta questa curva, è veramente incredibile. E subito sui pedali. Oggi è stato fortissimo. Arriverà secondo all'arrivo, battuto per soli 17 secondi da Gonciar, che già all'intertempo passa davanti a tutti. Turicchia vola per noi, vedrete. Ancora montagne. Una volta, guardate questa curva, mani basse, e affronta la curva senza la minima esitazione. Invece Pantani è un po' più difficile la sua, vedete che ha dovuto impostare una seconda volta la curva, aveva anticipato troppo, ha dovuto rialzarsi e ripartire, e poi ha perso anche gli altri. Quasi niente. Anche Gotti molto in avanti con la posizione, in punta di sella, e Jalabert che non ha più la brillantezza di Ancona. Bambino che cresce con sani principi, viva Turicchia, naturalmente sanissimi. Eccoli principi. Qua, Jalabert, Pantani sulla sinistra e Gotti, molto agile pure Gotti, Pantani che si alza sui pedali e Jalabert che continua nella sua azione. Siamo all'intergiro, un Pantani che dimostra di andare fortissimo, perde pochissimo, poco più di un secondo al chilometro, e arriva Gonciar che con 52-55 ottiene il miglior tempo, la media di 51. Ecco i primi tre della classifica generale e arriva Gotti. Gotti che si piazza decimo con un ritardo di 2:17. Jalabert, oggi sottotono, terzo a 41 secondi da Gonciar, e Savoldelli straordinariamente secondo a soli 17 secondi. Turicchia forever naturalmente. E Pantani. Pantani che si piazza al settimo posto con un ritardo di 1:38. E mantiene la maglia rosa con 44 secondi di vantaggio su Savoldelli, 1:09 su Jalabert, 3:12 su Gotti. L'ordine d'arrivo di questo cronometro, Gonciar. Savoldelli a 17 secondi, Jalabert a 41. E 42, anche Masoni in difficoltà, la telecamera mobile nella scia del terzetto al comando, mentre in testa al gruppo dei più immediati seguitori, Savoldelli. Si è ripreso, la sua pedalata adesso è notevolmente migliorata, difatti adesso si porta al comando, cerca di difendere la sua seconda posizione, che sarebbe comunque un risultato molto ma molto importante. Quindi in lotta per il podio c'è Gotti, che è virtualmente alla nuova maglia rosa, poi per la seconda piazza testa a testa tra Simoni e Savoldelli. Se non succede niente, Gotti è il vincitore di questo giro, c'è lotta per Savoldelli, tra Savoldelli, Simoni e Jalabert per le piazze d'onore. Jalabert che vediamo è ancora agganciato al gruppo degli più immediati seguitori, lo vedete appunto con la sua maglia ciclamino, con quel gruppo degli inseguitori, il 101 e lo svedese Axelsson, il 114 il francese Jalabert, facilmente riconoscibile per la maglia ciclamino, poi De Paoli che ora vedete in prima posizione e poi Savoldelli nella scia di De Paoli, e poi c'è Gonciar che è ora in penultima posizione, in ultima posizione, soffre moltissimo per la caduta e per lo sforzo fatto, Axelsson. Come al solito De Paoli è davanti, questo ragazzo di San Nazaro di Borgundi in provincia di Pavia, lombardo, un corridore che non è ancora riuscito a vincere nei professionisti, però nelle tappe impegnative c'è sempre. Anche l'anno scorso a Montecampione arrivò nei primi 10, l'anno scorso arrivò ottavo in classifica generale al Giro d'Italia, purtroppo per lui va molto piano a cronometro, questo gli preclude una classifica migliore, però quando la strada sale, quando ci sono questi tapponi, lui c'è sempre. Ed eccolo qua, un uomo da Giro d'Italia, un uomo che anche quest'anno, parlo di De Paoli che vedete in prima posizione, difende i colori dell'amica Chips, questa formazione nella quale l'anno scorso il leader era Chiappucci, un Chiappucci che spera ancora di poter essere presente in questo finale di stagione, ma c'è chi dice che ha già trovato uno sponsor per l'anno prossimo. Noi facciamo tanti auguri a El Diablo per tutto quello che ha fatto,
e per quello che farà ancora, mentre ora c'è un tifoso spagnolo che è accanto a Heras. Come si sono livellati i valori? C'è stata selezione, ci sono stati distacchi nel Mortirolo, ma a questo punto più o meno la velocità è uguale tra i primi tre e il gruppo inseguitore. Anche Jalabert si è ripreso molto bene, adesso sono loro due, hanno tutto l'interesse a perdere meno possibile, Jalabert e Savoldelli, proprio per difendere la loro posizione in classifica generale, mentre Axelsson, dopo la caduta, dopo l'inseguimento con Jalabert, è un po' in difficoltà. Questo invece è un gruppetto che è transitato da poco qui sotto il traguardo di Aprica. È la famosa rete, naturalmente appena iniziano le grandi salite tutti i velocisti, tutti coloro che comunque sanno di perdere contatto in salita fanno gruppo. Cosa succede? Si scambiano saluti? Si parla della famiglia? No, no, assolutamente. Si va piano in salita perché poi non è che possono andare molto più forti. E cercano di andare a tutta in discesa e in pianura, anche se oggi di pianura ce n'è poca. Bulmarelli. Fa quel che può Paolo Savoldelli, ma aumenta purtroppo il suo ritardo. 3 primi e 30 secondi. 3 primi e 30 secondi quando mancano 10 chilometri al traguardo. Prova ancora a scattare Savoldelli, alle sue spalle Jalabert, un Jalabert cui va fatto davvero un applauso per ciò che ha regalato agli sportivi in questo Giro d'Italia. Sembrava dovesse rimanere una settimana, poi 10 giorni, invece ha vinto tappa, ha indossato la maglia rosa e si è difeso sulle grandi montagne che proprio non gli si addicono. Bravo davvero a Laurent Jalabert. 3 primi e 30 secondi il distacco del gruppetto dei più immediati seguitori, mentre come vedete ci sono numerosissimi tifosi norvegesi. A questo punto Jalabert avrebbe perso la terza posizione in classifica generale, perché Simoni aveva un ritardo di 3:13 da Jalabert e quindi sarebbe in vantaggio di 15 secondi Simoni su Jalabert. Comunque ancora in lizza Jalabert, Simoni e Savoldelli per le piazze, per il podio, mentre ecco i tifosi che, dobbiamo dire a debita distanza, con molta sportività stanno incitando i tre uomini a comando, i tre eroi. Su Mortirolo è stato sempre al comando, quasi sempre Gotti, anche in pianura Gotti e Heras hanno tirato tantissimo, Simoni un po' meno. Adesso è Simoni che tira tutta questa salita, ha tutto l'interesse proprio perché può salire sul podio e sarebbe un risultato eccezionale per lui, mentre Heras cercherà di risparmiarsi per vincere la tappa. Dei tre Heras è il corridore più veloce, anche se Simoni non è fermo, però cerca soprattutto di tirare a tutta per guadagnare poi quei secondi. Appunto, gli abbuoni, non solo sono anche gli abbuoni, gli abbuoni, certo. E con una classifica ancora tutta da definire per quanto riguarda le posizioni al fianco di Gotti. Attenzione Auro, stop 2 chilometri al Gran Premio della Montagna. 2 chilometri, quindi 9 chilometri all'arrivo. Ed ecco Miozzo che dà consigli a tutti e tre i battistrada, 3 chilometri. Un chilometro di distacco per Savoldelli e Jalabert, quindi più di 3 minuti, perché qui la pendenza è intorno al 9-10%, impiegheranno 3 minuti e mezzo a fare questo chilometro. Complimenti alla regia per averci immediatamente riproposto la posizione degli inseguitori rispetto al terzetto. C'è Jalabert ora in prima posizione, Jalabert e Virenc, gli ultimi testimoni del ciclismo transalpino dopo il forzato ritiro di Leblanc. Leblanc è rimasto senza contratto con Evan Lapolti, ex campione del mondo, vinse il mondiale d'Agrigento nel 1994, vinse anche diverse tappe al Tour de France, però questo problema alla gamba causato dall'incidente che ebbe da piccolo, questa gamba più corta dell'altra, gli ha sempre frenato la carriera in momenti importanti, ha subito anche un paio di interventi e quest'anno è stato costretto al ritiro. E naturalmente c'è stata la rescissione di contratto proprio perché le condizioni fisiche di Leblanc non gli consentivano più di affrontare la carriera del professionista. Jalabert, Savoldelli, De Paoli nell'ordine. Secondo me De Paoli dovrebbe credere un po' di più in se stesso. Sì, delle volte non azzarda più di tanto, anche se ultimamente è un po' cambiato. È naturale che prima di trovare il momento giusto, prima di trovare
la fiducia in se stessi ci vuole un po' di tempo. Lui era un dilettante, fra l'altro neanche eccezionale, ha vinto sui 3-4 corse l'ultimo anno, la più importante è la Milano Rapallo, però non è mai stato un vincente, solo che è stato uno che ha patito meno degli altri il salto di categoria, anche perché è dotato di fondo non indifferente, è dotato di una resistenza che gli ha permesso di ottenere questi piazzamenti nel mondo professionistico. Cecotti in terza posizione, lo spagnolo in prima, accanto allo spagnolo c'è Simoni. Ecco, normalmente l'ultima tappa, cioè quella di domani, è l'apoteosi per il Giro d'Italia, con una classifica così corta, con una classifica che può ancora cambiare, potrebbe mutare anche lo svolgimento tattico della tappa di domani. Solo se il distacco tra Jalabert e gli altri corridori vicini a lui è inferiore ai 12 secondi, perché potrebbe andare alla ricerca degli abbuoni. Lui, corridore veloce, può farlo, gli altri no. E domani, ricordiamo, 22esima ed ultima tappa, da Boario Terme a Milano, 170 km, un percorso totalmente pianeggiante con circuito finale a Milano da ripetere 10 volte. Allora, Stanga e Bulbarelli in diretta quando i tre fuggitivi sono a un chilometro dal Gran Premio della Montagna, oltre 3 minuti il loro vantaggio. Stanga, Gotti è tornato da lei dopo che lei lo ha lanciato quando era giovane e adesso sta rivincendo questo Giro d'Italia. Sì, avremmo preferito vincerlo in un altro modo, comunque credo che Gotti abbia fatto una buona corsa, non abbia comunque rubato niente a nessuno, ha dato tutto quello che poteva dare e sono contento se riuscirà a vincere questo giro. A inizio Giro d'Italia Ivan forse non è che credesse appieno nelle proprie possibilità, diceva: a me basterebbe salire sul podio, dopo quel che è successo stamani salirà sul gradino più alto. Sì, comunque torno a dire, sarebbe stato più bello vincere questo giro in un altro modo. L'importante è che Gotti sia tornato quello di 2 anni fa. Suo parere sulla vicenda Pantani? Beh, adesso non posso esprimermi, lo farò dopo il processo alla tappa. Ringraziamo Gianluigi Stanga, oramai 600 metri per i tre fuggitivi, io presto mi fermerò ai 7 all'arrivo, sta per arrivare il cartello e vi aggiornerò sul vantaggio di Gotti, Eras e Simoni rispetto a Savoldelli. La lingua ufficiale del giro è diventata il bergamasco, bergamasco Gotti, bergamasco Savoldelli, bergamasco anche Stanga e poi naturalmente i due fratelli Algeri. Allora, abbiamo visto che tu controllavi. Mi sembra che il vantaggio sia aumentato dei tre rispetto al gruppetto di Savoldelli, quest'ultimo rischia il secondo posto in classifica generale perché Simoni sta guadagnando, Simoni che questa mattina aveva un ritardo di 4 minuti e 14 secondi da Savoldelli. Ecco, cosa può aver chiesto, non so se è possibile riproporvi l'immagine precedente, cosa può aver chiesto lo spagnolo a Gotti? Ma non lo so, probabilmente gli ha detto: te il giro, io la tappa, solo che c'è anche Simone in questo terzetto, quindi le cose poi non quadrano, mentre Savoldelli cerca l'aiuto di Jalabert o cerca informazioni dal direttore sportivo, da Salutini, perché sa che si gioca per pochi secondi la seconda piazza in questo Giro d'Italia. Allora, testa a testa finale ormai, sì, non